La Federazione Italiana Sport Equestri presenta il primo manuale di equitazione in video realizzato con la consulenza dei tecnici federali. Parte prima. Il cavallo. Il branco. La psicologia. Le parti del corpo. Scheletro e muscoli. Arti. Bipedi. Andature naturali. Storia. Il cavallo e l'uomo. La scuderia. Il governo. Sella. Finimenti. Insellaggio. Parte seconda. Montare a cavallo. L'inforcatura. Posizioni e assetto. L'assetto leggero. La staffatura. Gli aiuti. Parte terza. Il maneggio. La geometria. Le azioni del cavaliere e il controllo del cavallo. La ginnastica. Le barriere. I cavalletti. Il galoppo leggero. Parte quarta, l'equitazione naturale, ancora sull'assetto, l'addestramento del cavallo, lavoro in piano elementare. Lavoro su barriere, combinazioni, primi ostacoli, primi percorsi, principi delle prove di equitazione. Parte quinta, distensione dell'incollatura, cadenze, variazioni di cadenza, riprese di equilibrio, cessione alla gamba. Il rettangolo di addestramento. Lavorare in rettangolo. Progressione sugli ostacoli. Come presentarsi in gara. Un percorso di primo grado. Una ripresa E201. Parte sesta. Il completo. Preparazione alla campagna. Ostacoli naturali. Il cavallo atleta. La gara. Categorie. Addestramento. La marcia. Lo steeplechase. Il cross country. La prova di salto ostacoli. Parte settima. Il dressage. Principi. Lavoro di preparazione. Analisi di tutte le figure. Criteri di giudizio. Una ripresa di intermediaire. Una ripresa di Grand Prix. Manuale di equitazione. 7 videocassette, 6 ore di grande scuola per conoscere il cavallo e per diventare campioni. Volume primo. L'equitazione è l'unica disciplina sportiva in cui l'uomo non agisce da solo, ma agisce con un compagno non umano, il cavallo. Quindi possiamo dire che, prima ancora di essere una disciplina sportiva, l'equitazione è la disciplina del rapporto fra uomo e cavallo. È perciò indispensabile, prima di parlare dello sport, dire qualche cosa sul cavallo. Il cavallo è un animale da branco, quindi il suo primo istinto sarebbe di stare con altri cavalli. È un erbivoro, quindi non ha mai sviluppato nessuna forma di aggressività spontanea nei confronti di altre specie animali.
l'unica sua possibilità di salvezza è sempre consistita solo nel fuggire dai carnivori. Quindi di sentire il pericolo per poter scappare veloce. Il branco ha delle sue regole ferree. Il capo assoluto è lo stallone. Stallone che a volte porta i segni delle battaglie che deve affrontare per affermare la propria supremazia. Nessuno deve permettersi di superarlo. Tutti devono rispettare una gerarchia ben precisa. Quando monteremo a cavallo, non potremo assolutamente ignorare o dimenticare quelli che sono i comportamenti naturali, gli istinti, le abitudini del cavallo in libertà. Anzi, è nostro dovere cercare di capire questi istinti e rispettarli. E questa è forse una delle componenti più affascinanti del montare a cavallo. Poi, a un certo punto della sua evoluzione, alcune migliaia di anni fa, il cavallo incontrò l'uomo. E il corso della storia incominciò a snodarsi sul rapporto uomo-cavallo. Cavallo che non è mai stato soltanto uno strumento, ma che anzi è stato eletto quasi a Dio da alcuni popoli. Un mistero affascinante, un mistero da conquistare. Potere, cultura, potenza bellica si sono identificate per secoli nel rapporto con il cavallo. Mentre la storia veniva modificata da invenzioni che oggi non prendiamo nemmeno più in considerazione, come quella della staffa. E nel corso dei secoli l'uomo ha trasformato il cavallo, migliorandolo con sangue più nobile. Fino ad ottenere delle razze che potessero rispondere a delle esigenze diverse. Formidabile macchina da guerra. Indispensabile mezzo di trasporto per secoli, con l'avvento dei motori, il cavallo è diventato compagno di sport. E proprio nel periodo in cui il cavallo perdeva il suo ruolo di utilità,
Persone come Federico Caprilli codificarono una nuova equitazione su principi che sono alla base degli sport equestri moderni. Sempre più veloce, sempre più in alto, con un rapporto più consapevole fra uomo e cavallo e con tecniche equestri più mature e più razionali. Un sistema che deriva dall'osservazione dei movimenti naturali del cavallo in libertà e che porta il cavaliere ad assecondarli nel modo più razionale. Questo è l'equitazione. Conoscere il cavallo e conoscere una cultura di millenni. Disciplina sportiva sì, ma prima di tutto, disciplina del rapporto fra l'uomo e il cavallo. E voi che vi avvicinate per la prima volta a questo sport, dovete sapere che state per entrare in un mondo meraviglioso, in cui però si deve entrare chiedendo sempre il permesso al padrone di questo mondo, al cavallo. Questa grande e meravigliosa macchina che è il corpo del cavallo, una grande macchina dotata di una forza di cui a stento riusciamo a renderci conto, si suddivide in quattro parti: testa, collo, tronco e arti. Lo scheletro è ricoperto da un'imponente muscolatura. I muscoli lunghi del collo, che consentono al cavallo di distendere l'incollatura, o di rilevarla. E che costituiscono un elemento indispensabile per l'equilibrio del cavallo nella sua azione. I muscoli della spalla e dell'avambraccio, che consentono al cavallo di estendere gli arti anteriori o di raccoglierli nel salto. I muscoli del dorso, che devono sostenere il peso del cavaliere, i muscoli della groppa, i quadricipiti, che agiscono nell'avanzare gli arti posteriori, i muscoli del treno posteriore, propulsori, e infine i muscoli del costato, con cui le gambe del cavaliere devono avere un dialogo continuo per chiedere al cavallo di avanzare
o di cambiare direzione. Una muscolatura imponente che ricopre lo scheletro simmetricamente e che è a sua volta ricoperta dall'epidermide e dal mantello, che è composto da peli e da crini. Il mantello può essere semplice o composto. È semplice il bianco, rarissimo, il morello completamente nero, il sauro nelle sue varie sfumature. Il baio è invece un mantello composto, crini neri e peli marrone. Naturalmente i mantelli sono un'infinità. Sarà bene, più avanti, imparare a riconoscerne tutti i tipi. Vediamo ora quali sono le singole parti del corpo del cavallo. È importante imparare a riconoscerle senza incertezze. La nuca, le orecchie, il sincipite, la fronte, le conche sopraorbitali o fontanelle, la punta del naso con le narici, la bocca, il mento, la barbozza, la ganascia, la gota, la fossa delle ganasce, le tempie, il garrese, il dorso, le reni, la groppa, la coda, il petto, la zona delle cinghie, il fianco, il ventre. E andiamo ora a vedere quelle parti del corpo che consentono al cavallo di spostarsi, gli arti. La spalla, il braccio, fra la punta della spalla e il gomito, l'avambraccio e il ginocchio, lo stinco, il nodello, il pastorale, la corona, la punta dell'anca e l'anca, su cui si innesta il femore, la grassella, la gamba, con il garretto e la punta del garretto. Poi, come negli anteriori, lo stinco, il nodello, il pastorale e lo zoccolo. La zona inferiore degli arti merita un esame più approfondito. È una zona delicatissima. Infatti è composta da moltissime ossa, alcune molto piccole, sempre sottoposte al rischio di fratture, piccole o grandi. La successiva ossificazione di queste fratture può provocare al cavallo delle tare che lo porterebbero alla zoppia. Anche i tendini e l'infinità di vasi sanguigni di questa zona sono molto delicati. Col tempo dovremo imparare a controllare che non abbiano subito traumi dopo il lavoro. Potrebbero compromettere il cavallo, anche per sempre.
Diamo ora un'occhiata allo zoccolo. Esso è ricoperto dalla muraglia, cioè dall'unghia, che è una zona cornea insensibile, sulla quale viene inchiodato il ferro. Sotto al ferro, dunque, vediamo la muraglia. La suola con la forchetta e il fettone con la lacuna mediana e le lacune laterali. Per capire i movimenti del cavallo dobbiamo imparare alcune definizioni. Il cavallo ha quattro arti: anteriore sinistro, anteriore destro, posteriore sinistro, posteriore destro. Questi quattro arti definiscono sei bipedi: bipede anteriore, bipede posteriore, bipede laterale sinistro, prende il nome dall'anteriore, bipede laterale destro, bipede diagonale sinistro, bipede diagonale destro. Rivediamoli. Anteriore, posteriore, laterale sinistro, laterale destro, diagonale sinistro, diagonale destro. Quattro arti, sei bipedi. Fin da poche ore dopo la nascita, il cavallo è in grado di camminare. Questo perché, come abbiamo detto prima, la fuga è sempre stata la sua unica possibilità di sfuggire ai grandi carnivori. Le andature naturali del cavallo sono il passo, il trotto e il galoppo. Il passo è un'andatura a quattro tempi. Il trotto è un'andatura a due tempi per diagonali. Le due battute sono intervallate da un tempo di sospensione. Sinistro, sospensione, destro. Sinistro, sospensione, destro. Il trotto è un'andatura a due tempi. Il galoppo, infine, è un'andatura saltata a tre tempi: posteriore, diagonale dello stesso nome, anteriore opposto. Mentre il passo e il trotto sono andature simmetriche, il galoppo è invece asimmetrico. Possiamo avere un galoppo destro e un galoppo sinistro. Galoppo destro. Posteriore sinistro, diagonale sinistro, anteriore destro. Galoppo sinistro, posteriore destro, diagonale destro, anteriore sinistro.
galoppo. Andatura saltata a tre tempi. Rivediamo. Galoppo destro. Galoppo sinistro. Andiamo adesso a dare un'occhiata molto superficiale alla dentatura del cavallo. Subito dopo lo svezzamento, il cavallo comincia a mangiare l'erba. Il cavallo in libertà, possiamo dire, mastica quasi in continuazione, poiché gli occorre una grande quantità di erba e, in continuazione, i suoi denti crescono e si consumano. Ma vediamo prima di tutto com'è la dentatura. Si suddivide in incisivi e molari. Fra incisivi e molari c'è questa zona di gengive prive di denti, detta barre. Gli incisivi si suddividono in picozzi, mediani, cantoni. Solo nei maschi, dopo il quarto anno, compaiono gli scaglioni. I maschi hanno complessivamente 40 denti, le femmine, che normalmente non hanno gli scaglioni, ne hanno 36. Un occhio esperto riesce a leggere l'età del cavallo dalla forma del dente e dal prognatismo dentale, l'angolo di incidenza tra le arcate. Visto di profilo, l'angolo diventa sempre più acuto con il passare degli anni. 4 anni, 6 anni, 7 anni, 10 anni, si noti il segno di Galwain sulla parete del cantone, 15 anni, oltre 20 anni. Anche il piano dentale rivela l'età del cavallo. Da una forma ovoidale, la sezione dei denti assume col tempo una forma grosso modo quadrangolare per diventare triangolare in età anziana. La lettura dei vari segni che compaiono sulla sezione in questa mutazione progressiva, germe di fava, stella e via dicendo, meriterà un altro discorso molto più approfondito. Abbiamo visto che una delle caratteristiche principali del cavallo è la sua estrema sensibilità, il suo grande timore di qualsiasi pericolo, il suo naturale istinto a fuggire. Dobbiamo tenerne conto quando ci avvicineremo al cavallo, a qualsiasi cavallo. Di tutti i modi, questo è sicuramente il più sbagliato. Non fate gesti bruschi. Attiratelo con qualche ghiottoneria. Avvicinatelo stando sempre alla sua sinistra. È una convenzione vecchia di millenni, il cavallo ci è ormai abituato. Appena lo avete avvicinato, passategli per prima cosa la longhina intorno al collo, in modo da iniziare a avere un minimo di controllo. Poi mettetegli la capezza, sempre con gesti determinati ma molto calmi, attenti agli occhi e alle orecchie. Per condurre il cavallo sotto mano, non mostratevi mai indecisi. Fin dall'inizio dovete far capire al cavallo la vostra volontà con chiarezza. Impugnate la longhina molto corta con la mano destra e camminate all'altezza della spalla del cavallo. La longhina non deve mai essere avvolta alla mano sinistra. La longhina troppo lunga, avvolta alla mano sinistra o lasciata pendere a terra, è pericolosissima. Entrando in box, fate fare un ampio giro al cavallo.
ripresentatelo con la testa verso l'ingresso e toglietegli sempre la capezza. Il cavallo, quando può vivere in libertà nel suo ambiente naturale, pensa da solo alle proprie pulizie. Quando invece viene tenuto in scuderia, è nostro dovere pulirlo tutti i giorni. Dobbiamo ogni giorno fare il governo. Il governo alla mano quotidiano è una componente indispensabile per la buona salute del cavallo scuderizzato. Per avvicinare il cavallo in box, la tecnica è sempre la stessa. Fatevi sentire prima di tutto. Poi avvicinatevi con calma, ma senza esitazione. E non fatelo mai girare troppo stretto, potrebbe farsi male alle gambe. Il governo può essere effettuato all'aperto, meglio, oppure nel box. In ogni caso bisogna legare la longhina a una campanella per evitare che il cavallo se ne vada in giro. Utilizzate sempre nodi che, come questo, possano essere sciolti con un unico gesto e che non si blocchino qualora il cavallo tirasse indietro. Il primo degli attrezzi di governo è la striglia, che può essere di metallo o di gomma e che serve per sollevare il grosso della polvere dal pelo del cavallo. Può essere usata solo con i cavalli che la accettano volentieri. Alcuni sono così sensibili da non sopportare il solletico. Comunque, deve sempre essere usata con tocco continuo ma leggero, con gesto circolare, evitando le zone, il garrese, la punta delle anche, eccetera, nelle quali la struttura ossea del cavallo è più in evidenza. Impugnatela sempre con la mano che sta rivolta verso il posteriore e appoggiate l'altra mano alla spalla. Se il cavallo dà segni di insofferenza, una carezza basterà a calmarlo, mantenendovi nello stesso tempo nella zona per voi più sicura. Altro attrezzo di governo è il bruscone. Deve essere usato con energici colpi di polso per portare via la polvere e la forfora grattate dalla striglia. È bene iniziare il lavoro con il bruscone partendo sempre dall'alto. La spazzola viene usata insieme con la striglia, una passata sul mantello e una sulla striglia per ripulirla. Lo straccio serve all'ultimo tocco di pulizia per il mantello. La criniera deve essere pettinata normalmente con il bruscone o con la spazzola per non strappare troppi crini. Prima di spazzolare la coda, assicuratevi che i crini non siano attorcigliati. Se lo sono, l'unica è scioglierli con pazienza con le mani. La coda dovrebbe essere portata a questa lunghezza, circa 20 cm sotto la punta del garretto, quando il cavallo è in movimento. La spugna, per occhi e naso, deve essere appena umida. Più bagnata invece quella per il sottocoda, che deve essere sempre pulito accuratamente, così come l'interno delle cosce. Per alzare la gamba del cavallo, non toccate mai improvvisamente il piede, arrivateci sempre con una lunga carezza.
Prima di pulire il piede con il curasnette, ricordiamoci la struttura del piede. La cosa più importante non è tanto di liberare la suola, quanto di pulire perfettamente le lacune laterali che delimitano la forchetta o fettone e la lacuna mediana, per togliere i corpi estranei e tutti quei residui della lettiera che a lungo andare potrebbero marcire. Il curasnette deve essere sempre usato con un movimento da dietro in avanti, cioè dal tallone verso la punta dello zoccolo. E abituiamoci subito a sentire se il ferro è ben fisso. Il cavallo bene educato dà tutti e quattro i piedi, consentendoci di rimanere alla sua sinistra. Infine, per mantenere lo zoccolo elastico, una bella passata con il grasso. Diamo ora un'occhiata molto sommaria alla sella e ai finimenti, soffermando la nostra attenzione solo su quelle parti che neanche il più principiante dei cavalieri può ignorare. La normale sella da sport equestri si compone essenzialmente di queste parti: arco anteriore o pomo, seggio, arco posteriore o paletta, quartiere. I cuscini di appoggio per il ginocchio. I riscontri ai quali va fissato il sottopancia. Riscontri che devono essere sempre controllati con la massima accuratezza, poiché se si strappano sono guai. Così come del resto, deve essere sempre ben tenuta la sella in ogni sua parte. Il gancio porta staffile, lo staffile, e la staffa. La staffa si compone di due branche e della panca. Il sottopancia può essere in tela, di cuoio, in tessuto sintetico, di corda. E deve essere fissato ai riscontri di destra della sella. E passiamo ai finimenti. Tutto questo complesso di finimenti, testiera, imboccatura e redini viene definito filetto. La testiera si suddivide in sopracapo, frontalino, riscontri del sopracapo, montanti del filetto,
l'imboccatura, cioè il filetto in termini propri, la capezzina. Esistono molti tipi di capezzina, quella con il chiudibocca, quella tedesca, quella incrociata, quella all'inglese, la meno costrittiva per il cavallo. L'imboccatura normale per l'equitazione è il filetto. Si compone di un cannone e di due campanelle. Nel corso della storia, l'uomo ha inventato imboccature di ogni tipo. Alcune molto cattive, altre molto morbide. A titolo di informazione, ci sembra necessario spiegare subito qual è la differenza tra il filetto e il morso. Il filetto lavora sulle barre con un'azione diretta. Il morso, invece, lavora con un'azione a leva, facendo perno sul barbozzale. Le redini possono essere in cuoio a spina di pesce, in tela con finiture in cuoio, oppure rivestite in gomma. Per portare sella e finimenti, infilate il filetto sulla spalla sinistra e portate la sella sull'avambraccio sinistro con la paletta rivolta in fuori. Poi preparate la copertina sottosella già rivolta nella direzione giusta. In questo modo avrete la mano destra libera per mettere la copertina sul cavallo, appoggiandola sul collo e facendola poi scivolare nel senso del pelo. Appena appoggiata la sella sul cavallo, sollevate la copertina sotto l'arco anteriore in modo che nulla sfreghi sul garrese. Passate ora sul lato destro del cavallo, fate scendere il sottopancia e sollevate il quartiere per controllare che tutto sia a posto. Ritornate sul lato sinistro del cavallo, controllate ancora che fra sella e copertina e garrese passi la vostra mano. Poi allacciate il sottopancia. In questa prima fase non stringetelo troppo. Basta che non consenta alla sella di scivolare indietro. Per mettere il filetto, passate prima di tutto le redini sul collo. Poi togliete la capezza di scuderia e infine, stando rivolti nella direzione del cavallo e mai davanti a lui, potrete chiedere al cavallo di accettare il filetto, ricordando bene com'è fatta la dentatura e che le barre sono sensibilissime. Per far aprire la bocca al cavallo, fategli delicatamente il solletico fra le barre con un dito. A questo punto, allacciate il sottogola, largo. Deve passarci una mano messa di taglio. E la capezzina, non troppo stretta. Devono passarci comodamente due dita. Ultimi controlli per verificare che non ci siano riscontri liberi il cui movimento potrebbe disturbare il cavallo. Possiamo ora avviarci in maneggio con il cavallo sotto mano.
tenendo sempre presente che il cavallo, qualsiasi cavallo, è un essere vivente e imprevedibile. Con le sue simpatie e con le sue antipatie. Ricordandoci che è una magnifica forza naturale. Che sta a noi esercitare un controllo sereno nei suoi confronti, cercando di capire i suoi istinti, di anticipare le sue eventuali reazioni, sempre con estrema umiltà, chiedendo per favore. Perché, lo ripetiamo, del meraviglioso mondo in cui ci è concesso di entrare, il vero padrone è solo lui, il cavallo.